Ragazzi, allora, l'altro giorno ho fatto un video su TikTok dove praticamente ho scatenato un po' l'ira, un po' di tutti, non di tutti, di alcune persone, cioè praticamente c'è un problema enorme per chi non lo sa e vive in campagna dei caprioli, cinghiali e anche altri animali. Lasciando tutti i famosi discorsi, te hai invaso la natura, destra e sinistra, purtroppo non è così, perché se uno va a parlare con i vecchi, prima questi problemi non esistevano. Cioè l'unico problema che puoi sentire che ogni tanto si presentava poteva essere il tasso ogni tanto, ma proprio ogni 2 o 3 anni si presentava questo. Mentre oggi cosa succede? Che non andiamo troppo a indagare, cioè se prima c'erano per dire 10 cinghiali, oggi ce ne sono 1000, se prima c'erano 10 caprioli, oggi ce ne sono 1000 e via che andiamo. Quindi, cioè, è proprio un numero maggiore. In più qua nella zona hanno ributtato i lupi, per cui cosa succede? Che se prima erano più in mezzo al bosco, adesso vengono più vicino casa. Poi cosa succede? Che prima il cinghiale era un animale che stava nel bosco, oggi, oh che bello, il cinghiale si avvicina anche nelle case perché tanti gli danno il panino, gli danno da mangiare, ma non va bene, non va bene, perché poi si creano tutti dei problemi. Per cui è giusto che ci siano gli animali, perché è giustissimo, ci sono sempre stati, perché ora. L'essere umano è nato e ha vissuto perché per un periodo è stato cacciatore, quindi e anche adesso, cioè, a me piace per dire pappardelle al cinghiale, insomma, a prescindere da tutto questo. Il ragionamento quindi è il seguente: adesso ce ne sono davvero troppi, essendocene troppi, non c'è, come posso dire. Non è che c'è una caccia studiata per ridimensionare il numero, no, 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 qui vanno avanti in oltranza, cioè qui si riproducono, va bene così e quindi ce ne sono davvero tanti. Adesso vi faccio vedere il video e poi dopo vi faccio vedere, già avevo fatto delle soluzioni, però vi faccio vedere un'altra soluzione. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere il simpaticone. Per cui cacciatori, fatevi avanti perché ce ne sono veramente tanti, un'esagerazione. Guardate cosa combina, eh. Ecco qua. Allora, per tutti gli animalisti che sono seduti al tavolino e praticamente vanno al supermercato, quindi tra virgolette trovano tutto pronto, noi invece qui abbiamo questo problema serio, che il cornutone, il capriolo, si fa le corna, rovina tutta la corteccia, speriamo che questa non secchi. Ok, avete visto il video? Adesso vi faccio vedere come cerco di ovviare a questo problema. Allora, avevo già comprato, per chi mi segue, e avevo fatto anche già un altro video sul mio canale YouTube, la rete quella da cantiere arancione, che fa anche schifo vederla, diciamo, nei campi, però quella lì un po' fa. Adesso ho comprato questa qua che, come potete vedere, è un po' quella che mettono anche sui terrazzi. Eccola qua, è bella rigida, la garantiscono 5 anni, ma infatti mi sembra che sia bella rigida rispetto a quella che compro, che ho comprato da cantiere, che sono già 2 anni abbondanti, che su alcune piante l'ho messa. Questa qui mi sembra davvero davvero bella resistente. Quindi adesso andremo a fare dei tagli, più o meno saranno 25 centimetri così, e poi dopo andremo giù nelle piante. Allora, ecco qua, praticamente verranno questi qui che poi dopo io andrò a legare. Adesso io mi diverto con la mia forbice a tagliarle, ci piego tanto tempo, intanto oggi la giornata è bruttissima. Ok, per cui anche quando è brutto tempo, questa è una palma che alla mia età
l'aveva messa mia mamma, ma adesso è seccata, l'andremo a tagliare. Comunque, aperta, chiusa sta parentesi, anche quando è brutto tempo non smettiamo mai di lavorare. Ok ragazzi, andiamo giù, ecco qua le reti, non le ho prese tutte, adesso ne mettiamo una decina, poi ritorno su a rifare le altre, intanto ho da fare dell'altro e dovrebbe, spero, essere una soluzione semi-decisiva. Allora, si possono mettere a tutti gli alberi da frutto, chiaramente non devono essere grosse, il tronco non deve essere grosso perché sennò non c'è poco da fare. Allora iniziamo con questa pianta qua, questa peretta, eccola qua. Allora, come vedete, è giovanissima, l'ho messa quest'anno, che qui c'era una pesca nata dal nocciolo, però mi è seccata. Questa è nata dal nocciolo, eh. Quella lì ormai è grande, non dovrebbero più venirci, noi la facciamo a questa. Ok. Allora. Sfruttiamo questo, guarda. Allora, ok, allora vi devo dire la sincera verità, le prime impressioni mi sembrano davvero buone, come vedete è bella rigida e a me piace, mi sembra una buona soluzione. Andiamo anche negli ulivi e vediamo. Facciamo questa passeggiata insieme, guardate che cielo, molto minaccioso, eh? Allora, qui dovremo tagliarla, però in queste qua al momento andiamo nelle più, quelle più distanti sono le più martoriate, adesso andiamo da loro, c'è da fare anche quelle lì, queste qui che siamo passate adesso. Queste qua sotto, poi laggiù sotto c'è tutto il frutteto, insomma c'è un po' di lavoro. Come vedete su alcune piante, come vi dicevo prima, avevo messo quello da cantiere che un po' fa, però è più leggero rispetto a questa, eh. Ora il costo non me lo ricordo neanche. Ok, andiamo direttamente dalle piante incriminate. Allora questa qua, come vedete, eccola qua.
Allora, guardate la corteccia, per fortuna la pianta non ha sofferto, sembrerebbe, poi bisogna sempre incrociare le dita. Comunque questa la proteggiamo visto che è già ridotta così. Eccola qua. Perfetta, andiamo a fare quelle incriminate dal video che sono laggiù. Ok, prendiamo le reti, sono più grandi per cui non dovrebbero soffrire, però non lo so. Ieri poi mi è venuta la smania, ci ho buttato un po' questa rete qui, ma non, cosa vuoi che ci faccia? Cosa vuoi che ci faccia? Vabbè, comunque, eccole qua. Adesso ci mettiamo anche questa qua, che questa qui è quella che dicevo prima. Eccolo qua com'è tutto rovinato, ragazzi. In teoria non dovrebbe patire, però vediamo un po', anche perché la pianta è davvero bella. E quindi oh, ragazzi, no, no, non vorrei che arrivasse anche qua. Poi vi spiego. Vabbè, andiamo a fare il video della rete. Ecco qua. Allora, ok, guardiamo un po'. Facciamola così, dai, ci buttiamo dentro tutto. Allora, come vedete qua c'è da lavorarci un po' di più, perché chiaramente questa è la rete alta un metro, ma il tronco è di più, per cui facciamo così. Allora, dove la facciamo impalcare? Questa la tagliamo, l'altra la possiamo tenere. Così. Ok. Ok, a posto ragazzi, dai, ecco fatto, con due o tre fermi abbiamo risolto tutto. Quindi ragazzi, io adesso vi lascio, proseguo i miei lavori, spero vi sia stato d'aiuto, potete farlo su tutti i giovani alberelli per salvarli, insomma, dai, ciao a tutti ragazzi.